23 febbraio del 2000 l'Italia ospita a Palermo la Svezia per una gara amichevole di preparazione agli europei di Belgio ed Olanda. Per il commissario tecnico Dino Zoff è tempo di esperimenti, difesa a tre e tanti volti nuovi, tra questi anche quello di Stefano Fiore. All'esordio in azzurro, il centrocampista dell'Udinese è preferito a Totti nel ruolo di trequartista. Il primo tempo dell'Italia è deludente e Zoff ridisegna la squadra nella ripresa, affidandosi alla qualità di Totti e Del Piero, con Fiore arretrato a centrocampo e gettando inoltre nella mischia un altro esordiente, Gennaro Gattuso. Già dal suo debutto, il milanista mette in mostra quelle qualità, come la grinta e la tenacia, che lo porteranno ad essere una delle colonne della storia azzurra. A 10 minuti dal termine, Totti conquista il calcio di rigore decisivo, che Alessandro Del Piero, dopo aver strappato il pallone dalle mani di Inzaghi, trasforma con freddezza. Non una bella vittoria, ma un'iniezione di fiducia per gli azzurri di Zoff.